Sentiamo, ma tanto ti amplificherai. Insomma, ecco chi c'è. Ci sono, Eccolo. ma ho il microfono staccato. Adesso ti vediamo. Paolo, ecco a te. Stanno entrando altre persone. Io intanto sto. Eccoci, siamo. Dovremmo essere già live. Un attimo. Ok, qua si dice che siamo già live su Facebook. Vediamo un attimo, Cinque minuti accademici, aspettiamo. Anche quattro, meno, sì, anche anche meno. meno, dai, così poi non rubiamo poi troppo spazio per il dibattito. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. Io Buonasera, via. intanto controllo, sì, dovremmo, sì, siamo già online. Saluti a tutti, buonasera. Saluti, buonasera. E faremo una, vabbè, diciamo due brevi presentazioni come Movimento Federalista Europeo di Roma, sottoscritto Simone Cuozzo come segretario, e poi darò la parola al coordinatore della rete Università per l'Europa, Francesco Gui, nonché presidente dell'MFL Lazio, e che sono, diciamo, i due organizzatori di questo webinar. Poi daremo la parola ai due relatori. Diciamo in ordine alfabetico di cognome, per ora li nomino, poi vediamo, diciamo, a seconda di come vorranno nell'ordine dell'intervento. Gian Piero Gramaglia, giornalista e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, e Fedele Verzola, dottore di ricerca, medaglia al merito dell'Unione Europea per la sicurezza e la difesa, che ringraziamo entrambi per la disponibilità a poterci insomma, dare un contributo in apertura di questo dibattito, e poi ci sarà la possibilità per chi vorrà di poter fare domande o brevi interventi sul tema. Quando volete possiamo magari iniziare. Tanto vedo che ci sono un po' di persone, io ovviamente continuerò a seguire gli ingressi e quindi ad ammettere nuove partecipanti. L'unica cosa, ovviamente, per favorire una migliore ricezione anche audio, vi chiedo, se possibile, chi non interviene, di poter chiudere magari l'audio e poterlo poi riaprire quando avrà la parola. Magari, Francesco, se tu non hai problemi tecnici, puoi anche, come altri, insomma, se mi vorrai aiutare un po' anche nella moderazione, potrai, insomma, magari tenere anche tu l'audio aperto e magari poi gestiamo una cosa così. Allora, Possiamo cominciare? possiamo cominciare. Allora, buonasera a tutti. Mi ripresento, sono Simone Cuozzo, segretario della sezione di Roma del Movimento Federalista Europeo, e diciamo come sezione. Abbiamo partecipato all'organizzazione di questo webinar sull'attualità della guerra in Ucraina, che sta, insomma, sconvolgendo un po' anche la nostra, diciamo, attenzione rispetto al dibattito pubblico, che ovviamente si sta focalizzando su questo evento che ha avuto una rapidissima escalation in pochissimi giorni, e che, pur essendo, diciamo, in un contesto in cui ancora non siamo ancora pienamente usciti dalla pandemia, in cui diciamo, la nostra vita, le nostre economie si stanno via via riprendendo da questo anno, quasi, insomma, ormai quasi 2 anni di esperienza di pandemia, invece ci siamo subito ritrovati in una situazione, in un contesto di altrettanta drammaticità, dettato da un conflitto in un'area, diciamo, del mondo, nel continente europeo, ai confini veri del territorio dell'Unione Europea, e un conflitto che, diciamo, ci porta a ricordi di
di un tipo di guerra combattuta che all'interno del continente europeo in queste forme e con questi attori ci riporta purtroppo alla memoria delle guerre mondiali, se non diciamo agli albori quindi del processo di integrazione europea. Ed è diciamo un tipo, soprattutto diciamo la cosa che a me particolarmente colpisce è che è un tipo di guerra molto differente rispetto a quella che noi diciamo negli ultimi tempi come europei, come occidentali con cui ci siamo dovuti confrontare maggiormente o che prevedevamo potesse essere il tipo di guerra con cui ci saremmo dovuti confrontare, ovvero diciamo il rischio delle minacce terroristiche che abbiamo vissuto direttamente nei nostri territori negli ultimi anni, o diciamo fenomeni di guerra ibrida di cyber war, che era diciamo la prospettiva di guerra che prevedevamo diciamo potesse in qualche modo minacciare la nostra sicurezza. Invece torniamo in una situazione di guerra diciamo più vicina allo stile del XX secolo, se non addirittura del XIX secolo. In questo contesto ovviamente vediamo un paese come l'Ucraina che ha strettissimi legami anche con l'Europa e che si è trovato diciamo vittima di un' aggressione da parte del, diciamo, noi abbiamo messo nel nostro titolo quando è un dittatore a decidere in Europa torna la guerra, perché effettivamente diciamo gli effetti della presenza di stati autocratici e di notevoli dimensioni e anche diciamo di capacità militari importanti, imponenti nei nostri confini e provoca queste noi insomma speravamo di non doverle vivere, ma diciamo stiamo vivendo diciamo una minaccia diretta alla sicurezza anche nostra di cittadini europei e non solo ovviamente del popolo ucraino che sta soffrendo e patendo in primissima persona questa aggressione e verso la quale ovviamente abbiamo mostrato solidarietà, e questo diciamo questo incontro vuole anche essere diciamo un'occasione per aumentare la consapevolezza rispetto semmai ce ne fosse bisogno rispetto alla rilevanza di questo conflitto. E purtroppo come federalista devo insomma rilevare come l'Unione Europea non abbia gli strumenti o non abbia tutti gli strumenti possibili per poter intervenire efficacemente, nonostante diciamo poi magari i relatori parleranno anche delle ultimissime misure che sono state prese, c'è sempre un rischio concreto che queste misure poi effettivamente non riescano a frenare questa minaccia o a disinnescare questa minaccia. Detto questo, lascio la parola a Francesco Gui, coordinatore della Rete Accademica Università per l'Europa, e magari lancio questa domanda ai relatori, se effettivamente siamo, diciamo, quanto può essere vicino questo rischio di una guerra che diciamo entri anche più direttamente al contatto con l'Unione Europea e effettivamente con la problematica di un'apertura del conflitto a una dimensione tale che potrebbe essere effettivamente considerata una nuova guerra mondiale. Grazie, e lascio la parola a Francesco Gui. Grazie Simone, si sente? Pare di sì, sì. Allora, intanto ringraziamo i nostri ospiti perché sono anche molto presi da tante iniziative, sono molto, come dire, gettonati, per cui sono stati generosi nel stare anche con noi. Sia il comandante Fedele Verzola, che ci protegge sotto molti aspetti, oltre che a darci le sue conoscenze nel merito, e anche Gian Piero Gramaglia, che a quanto pare stava ieri su Sky molto a lungo, quindi
ci mette a livello di Sky, insomma, che non è cosa da poco. Allora vorrei esordire con intanto sul fatto che forse dovremmo rivolgerci un po' più anche al popolo russo, no? Cioè non ragioniamo solo in termini guerra, Ucraina, Russia, Europa, eccetera. Insomma, io penso che in questo processo c'è stato anche il tentativo di sospingere la Russia a occidentalizzarsi un po', ecco. A questo riguardo vorrei anche dire questo: voi come interpretate queste due posizioni americane? Una alla Trump, in cui si cercava di spingere la Russia a addirittura dare un po' le bacchettate all'Europa per tenere sotto l'Europa e come dire, a creare un asse USA-America col quale tenere a bada la Cina. Viceversa, cambiato il governo è cambiata completamente la posizione, cioè cercare di dividere in qualche modo la Russia o comunque di indebolirla per sempre, io penso, per inserirla in un contesto che alla fine abbia una finalità tra virgolette anche anticinese, insomma. L'altra cosa che vi chiedo: in fondo anche gli Stati Uniti hanno avuto delle secessioni, è vero che la Ucraina era uno stato autonomo, eccetera. Però certo si può anche capire un po' una Russia che teme di perdere una parte di se stessa, di perdere un po' quella vocazione, diciamo, globale che aveva e di ridursi a qualcosa di meno. Quindi forse può essere stato un po' provocatorio dire entri nella NATO, entri nell'Unione Europea, eccetera, forse ha provocato delle reazioni. Ecco, volevo chiedere, cominciare con queste domande a voi e poi naturalmente saranno gli altri a parlare. Grazie. Cominciamo con, in ordine alfabetico, Gian Piero Gramaglia. Sì, tanto grazie a Francesco e a Simone per l'invito e per l'organizzazione di questo evento. Buonasera a tutti. Devo aprire con una dichiarazione di inadeguatezza che mi accompagna in questa chiacchierata. Scusate un attimo. Francesco, sono in un webinar, ti chiamo dopo. Gian Piero è sempre molto modesto, no? Sì, verso le 8. Ok, le 8. Non ostenta, prego. Scusate. No, questo riguardava Radio Radicale domani mattina. Allora, dicevo, un sentimento di inadeguatezza perché, che mi accompagna da giovedì, anzi in realtà da lunedì scorso, perché io non credevo che tutto questo succedesse. Anzi, ero assolutamente convinto che non sarebbe successo ed ero del partito, nel senso del gruppo, perché non era un partito di schieramento ideologico, che pensava piuttosto a una drammatizzazione da parte dell'Occidente di quanto stava avvenendo e quindi a una isteria occidentale più che a una ossessione russa. Invece i fatti indicano che c'era e c'è ossessione russa e magari ci sarà stata anche un po' di drammatizzazione occidentale, ma questa drammatizzazione aveva un fondamento e poi si è rivelata purtroppo esatta nella previsione di quanto stava per succedere. Se poi uno si interroga o si volesse interrogare sulla possibilità che quello che è successo potesse essere evitato con un comportamento diverso dell'Occidente, anche qui può anche darsi di sì, che la cedevolezza nei confronti della Russia o una maggiore cedevolezza nei confronti della Russia avrebbe indotto
Putin ha un comportamento diverso, ma non ve ne è assolutamente la controprova. È vero che Putin ha espresso delle preoccupazioni o delle esigenze di sicurezza russe, sostenendo che queste esigenze di sicurezza non erano negoziabili, però è anche vero che tutta quella prima fase della crisi, fino appunto a lunedì scorso, cioè fino al riconoscimento delle due repubbliche secessioniste autoproclamate di Donetsk e di Lugansk nel Donbass, si basava su un paradosso irrisolvibile, ma di cui le parti erano consapevoli. La Russia chiedeva che le sue esigenze di sicurezza fossero garantite da un impegno dell'Occidente, dell'Alleanza Atlantica e dei suoi paesi, a non fare entrare l'Ucraina nella NATO. L'Occidente replicava che un impegno di questo genere, che avrebbe dato un diritto di veto alla Russia sugli ingressi nella NATO, sulla volontà dei singoli paesi di aderire alla NATO, e fin qui andava tutto bene, sembrava un dialogo da sordi. Il fatto era che nessun paese della NATO era davvero intenzionato a far aderire l'Ucraina all'alleanza. E quindi quella richiesta che Putin avanzava chiedendo un impegno formale, in realtà trovava già un'accoglienza di fatto. Il cancelliere tedesco Scholz, che in merito è stato il più esplicito, quando è stato a Kiev, e devo dire anche è stato molto coraggioso, perché ha detto: a Kiev la cosa sgradita a Kiev e a Mosca la cosa sgradita a Mosca. A Kiev ha detto, in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Kiev ha detto: l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è in agenda. A Mosca, in conferenza stampa congiunta con il presidente russo Vladimir Putin, ha detto: non possiamo impedire a un paese di esprimere la sua volontà di appartenere alla NATO, e non possiamo legare la volontà della NATO di allargarsi ad altri membri. Però di fatto una ipotesi di Ucraina nella NATO non c'era, così come non c'era un'ipotesi di Ucraina nell'UE, e non c'era neanche nel 2014, quando però una gestione un po' avventurosa, un po' dilettantesca e un po' provocatoria da parte della Polonia, che mi pare in quel momento avesse la presidenza di turno, o della Lituania, uno dei due paesi aveva la presidenza di turno, e sembrò accelerare drammaticamente il processo di adesione dell'Ucraina all'UE, quando tutti sappiamo che per un processo di adesione dell'Ucraina all'UE ci vogliono almeno una decina di anni tra negoziati e attuazione. Quindi non era senz'altro imminente, però questa impressione venne avallata dai comportamenti di quei giorni, che poi innescarono in qualche misura la sommossa di Maidan, il rovesciamento di un presidente democraticamente eletto, filorusso ma democraticamente eletto, e l'inizio della crisi con l'annessione della Crimea da parte della Russia e la proclamazione delle due repubbliche secessioniste, e uno stato di guerra endemica da quel giorno in Ucraina tra lealisti governativi e ribelli filorussi. Detto questo, non so che cosa stia per succedere, né quali siano gli sviluppi prevedibili nel futuro. C'è, come tutti voi sapete, un segnale di negoziato
domani a Minsk, domani mattina a Minsk si vedono ucraini e russi, non è detto che questo approdi a qualche risultato positivo. La Russia senz'altro incontra sul terreno più resistenza di quella che forse si aspettava, ma di questo senz'altro Fedele Verzola ha molta più competenza di me per parlare, quindi lo lascio tutto questo ambito militare, tattico-militare e strategico-militare a lui. La Russia oggi ha fatto, anzi Putin oggi ha fatto un'affermazione che ha creato molta apprensione un po' ovunque, con un riferimento alla forza deterrente, alla mobilitazione della forza deterrente nucleare russa, che ha fatto subito allungare un'ombra atomica sul conflitto in corso, anche se teoricamente quella è una forza difensiva e non una forza di attacco, ma appena si parla di nucleare si preoccupano tutti. Biden, che ieri ha detto l'unica alternativa alle sanzioni è la terza guerra mondiale, anche lui non sembra in questa fase avere un uso della parola in senso distensivo, ma quasi sempre in senso incendiario, sia pure reattivo a un incendio acceso da altri. Tra l'altro Biden martedì notte, nella notte tra martedì e mercoledì per noi pronuncerà il discorso sullo Stato dell'Unione, e di questo parlerà e riparlerà diffusamente. Gli Stati Uniti non hanno comunque nessuna intenzione di inviare, almeno per il momento, di inviare uomini sul campo e di farsi coinvolgere in un conflitto che l'opinione pubblica americana avverte lontano. L'Unione Europea, e forse di questo, visto il tipo di pubblico e i promotori della riunione, dovremmo soprattutto parlare, lo accenno soltanto, l'Unione Europea che nella fase precedente all'invasione ha avuto un certo dinamismo diplomatico, almeno nelle persone del presidente francese Macron e del cancelliere tedesco Scholz, adesso sembra, e proprio in queste ore, sembra incamminata con una certa decisione, con una certa fermezza sulla via delle sanzioni, però siamo sempre a sanzioni che evitano di toccare direttamente il capitolo energia, che è quello che probabilmente più male farebbe alla Russia, sempre che poi la Cina non sostituisca l'Europa, ma più male farebbe anche a chi decide le sanzioni. Mi fermerei qui, anche perché sono interessato ad ascoltare Fedele e poi il dibattito. Vi dico subito e mi scuso che alle 7:30-7:45 dovrò staccarmi perché devo scrivere per il giornale. Grazie Francesco, e darei direttamente la parola a Fedele, a meno che non lo voglia introdurre tu, Francesco. No, grazie Giampiero. Tra l'altro sarà anche una registrazione, quindi saranno anche altri a seguire questo dibattito. Mi sembra che le cose che ci hai detto sono molto importanti, e l'ufficiale superiore Fedele Verzola, che ha sia un'esperienza, come dire, concreta nella realtà un po' conflittuale della nostra esistenza, e sia per le ricerche che ha fatto, ci può portare degli altri importanti punti di riflessione e anche di apprendimento di cose che non sappiamo. Prego la parola a Fedele. Grazie Francesco, grazie a te dell'invito, e ringrazio anche Giampiero dell'attenzione che mi riservate. Insomma, ecco, io sinceramente da lunedì ho iniziato a vedere situazioni che in parte mi aspettavo, perché siamo
arrivati a un punto di rottura in questo momento sul continente europeo, e questa escalation che stiamo vedendo, non ultima le dichiarazioni del presidente della federazione che ha messo in stato d'allerta l'arsenale difensivo nucleare, insomma, ci fa un attimino tremare, soprattutto per chi insomma, sa che cosa significa effettivamente un certo tipo di guerra. Riparto dalle parole del dottor Cuozzo, da Simone. Noi in Europa non siamo abituati a questo tipo di guerra, o quantomeno le generazioni successive non erano più abituate a vedere, se non sui libri di storia, questo tipo di situazione. Io farei un'analisi un po' più a ritroso, no? Il problema nasce chiaramente, a mio avviso, dalle posizioni conflittuali dei spostamenti di confine che nei secoli si sono, diciamo, accavallati nell'Europa orientale. Basti vedere, ma giusto per avere un esempio, lo spostamento, lo slittamento della Polonia dalle tre spartizioni, quindi dalla fine della Confederazione polacco-lituana fino alle tre spartizioni del XVIII secolo, per poi arrivare a quella che è stata anche negli tempi più recenti, nel XX secolo, prima della Seconda Guerra Mondiale e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Di fatto la Polonia attualmente, i territori polacchi sono per più di un terzo su quello che era il Reich tedesco. Quindi questo ci fa capire che questo slittamento di confini, queste necessità di dover creare anche dei confini che non siano poi ben delimitati, insomma, ecco, i confini dell'Europa orientale, a meno che non ci siano i grandi fiumi che portino a questo tipo di confine, non sono delimitati come possono essere le catene montuose delle Alpi in Italia o dei Pirenei, per esempio, nella penisola iberica. Questo perché? Perché faccio questo tipo di valutazione? Perché poi alla fine si vanno, e così come sta succedendo adesso in Ucraina, ma lo abbiamo visto nella penisola balcanica, perché poi non possiamo collegare quanto avvenuto per esempio in Kosovo, in Serbia, con quello che poi è avvenuto dapprima in Crimea nel 2014 e successivamente quello che sta avvenendo, si vanno a cavallare una serie di popolazioni, minoranze, che poi minoranze non sono perché nel tempo demograficamente assumono maggioranze, e attività da parte dei governi in carica di cercare di limitare poi queste minoranze nella vita sociale, civile e pubblica del paese. Io, come tu sai, Francesco, ho fatto da poco una tesi di dottorato di ricerca sulle minoranze russe proprio nei paesi baltici. Si è parlato in queste ultime ore proprio del pericolo, no? Anche dei paesi baltici, dove ci sono, per esempio, in Lettonia il 25% di popolazione, quindi un quarto, che sono di origine russa e vengono considerati addirittura come che fossero degli apolidi, hanno un passaporto che si chiama appunto, su come è scritto fuori, Nepilsoni, appunto, che significa in lingua lettone apolide, che sostanzialmente non hanno quei tipi di diritti civili, nonostante poi l'Unione Europea, ricordiamoci, tre paesi baltici, oltre ad essere nell'Unione Europea all'inizio degli anni 2000, sono anche paesi della NATO, ma questi paesi baltici hanno chiaramente fatto per rafforzare la loro identità in un momento in cui assumevano di nuovo un'indipendenza, una situazione di autonomia rispetto a quello che erano gli invasori, hanno fatto sì che queste minoranze venissero messe all'angolo. Però chiaramente, come dicevamo noi, queste minoranze che sono in tutte le parti dell'Europa orientale, perché abbiamo visto per esempio nell'Ucraina tutti i territori a est del fiume Dnepr, di fatto hanno delle aree, soprattutto nella zona del Donbass, come diceva Giampiero, grosse minoranze che poi diventano anche maggioranze russofone, no? Come l'abbiamo vista anche in Crimea, con tutta una storia, insomma, abbiamo visto, insomma, queste aree geografiche sono molto complesse. Quindi qual è, a mio avviso, questo è l'aspetto tattico, l'aspetto strategico che a mio avviso l'Unione Europea dovrebbe cercare di creare. Sicuramente l'idea che io avevo prima dell'inizio dello scoppio della guerra per il settore ucraino era quella di creare una forte confederazione ucraina, cioè proprio il cambiamento dell'impianto governativo ucraino, con una forte confederazione o una federazione anche, dove venissero riconosciute, sullo stile di quello che avviene in Italia, per esempio con la zona altoatesina, delle amplissime diciamo, garanzie e tutele per le minoranze / maggioranze che si trovano nelle varie aree dell'Ucraina. Non ci scordiamo che non è soltanto la zona del Donbass, ci sono minoranze molto forti, per esempio nella zona della Rutenia, che è a confine con l'Ungheria e la Slovacchia, ci sono delle forze, delle forti minoranze per esempio sotto la Moldavia, non ci scordiamo per esempio che c'è uno stato cuscinetto di fatto non riconosciuto ma che esiste tra la Moldavia e l'Ucraina, che è la Transnistria, che di fatto a Tiraspol c'è un governo che non risponde a Chisinau, cioè non risponde alla Moldavia.
Quindi stiamo parlando di un'area così complessa che a mio avviso l'Europa non può trattare semplicemente nell'alveo di uno scontro, no, tra Unione Europea, cioè in maniera molto semplicistica, con delle direttrici molto semplicistiche, anche perché l'Unione Europea, e qui ritorno a quello che diceva Cuozzo, ma anche quello che diceva Gian Piero Gramazio, e noi parliamo di Unione Europea, ma esiste un'Unione Europea a livello di voce? Prima Gian Piero diceva l'Europa si è fatta sentire prima della guerra, ma si è fatta sentire nei singoli componenti statali, Macron, Draghi, Scholz, ma l'Europa, la voce dell'Europa, abbiamo sentito la voce di Stoltenberg come NATO, ma la voce dell'Europa come, come unità, come federazione, come entità geografica e geopolitica all'interno del continente, si è sentita? Poi parliamo di Unione Europea, ma l'altro giorno leggendo le notizie, ma io questo tu lo sai Francesco perché l'ho scritto anche sulla mia tesi di dottorato, io feci una nota proprio sul fatto che l'Unione Europea, sei paesi dell'Unione Europea, Cipro, Malta, Irlanda, Austria e soprattutto Svezia e Finlandia, non fanno parte della NATO. Cioè sono paesi dell'Unione Europea, ma non sono paesi della NATO. Quindi di fatto l'applicazione dell'articolo 5 in caso di attacco non è automatico. Si troverebbe nella stessa situazione in cui ci siamo trovati per l'Ucraina. Perché la NATO non interviene in Ucraina? Perché l'Ucraina non è un paese della NATO, quindi non scatta la situazione dell'articolo 5. Allora io faccio una domanda: se noi siamo in Europa e una parte del nostro, della nostra Unione, perché alla fine sono paesi, la Finlandia ha un confine veramente lunghissimo con la Federazione Russa, no? Nella, a nord dell'Europa, se la Finlandia dovesse subire per assurdo, così come Putin ha fatto presente, no? Avete visto le dichiarazioni, guai se la Finlandia entra nella NATO, perché comunque hanno partecipato Finlandia e Svezia all'ultimo consiglio NATO. Se la Finlandia fosse invasa, come reagirebbe l'Unione Europea? Ed ecco qui, consentimi Francesco, l'importanza di quello che ci siamo sempre detti, l'importanza di creare un pilastro all'interno sempre della NATO, ma che sia un pilastro militare che abitui le nuove generazioni a capire che purtroppo la guerra è quello che stiamo vedendo oggi per televisione, fatta con i tank, fatta con i missili, fatta con la gente che sta combattendo in trincea. E non è soltanto la guerra della cyberinformatica o la guerra che noi consideriamo delle generazioni successive. Quindi creare un pilastro di difesa europea che consenta sempre all'interno della NATO di poter ergersi a bastione e a tutela della difesa dell'Unione, secondo me diventa un passaggio non fondamentale, ma necessario. Perché altrimenti noi avremo delle aree scoperte, ma soprattutto la nostra forza di difesa potrebbe essere una forza alternativa alla NATO. Faccio un esempio. Vediamo la vicenda, per esempio, di Putin. Putin voleva una finlandizzazione dell'Ucraina. Chiaramente noi parliamo di Ucraina, ma l'Ucraina, come dicevamo prima, è ben diversa, perché una cosa è la zona del Donbass, di Lugansk e Donetsk, o della Crimea stessa, se lo vogliamo giustamente considerare territorio comunque facente parte dell'Ucraina, anche se attualmente è nella disponibilità della Federazione Russa. Ma è una cosa invece parlare dell'Ucraina di Lvov, di Leopoli. Ecco la cartina di cui facevo presente prima, no? La traslazione dei confini della vecchia Polonia, che di fatto occupava tutta quella che è la zona dell'Europa orientale, che attualmente fa parte dell'Ucraina, ma che di fatto era Polonia. La stessa Rutenia faceva parte della Cecoslovacchia. Fu tolto quel pezzo di terra dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'attività di Yalta, affinché la Unione Sovietica potesse confinare per pochissimi chilometri, ma che desse la possibilità di poter entrare, con la Cecoslovacchia e con l'Ungheria, che infatti nel 56 e successivamente in Ungheria nel 68 e in Cecoslovacchia nel 68 e subirono praticamente l'attività dei carri armati sovietici sia a Budapest che a Praga. Allora la domanda che io mi faccio, non sarebbe il caso di creare un aspetto più federativo nell'Europa orientale che coinvolgesse per esempio anche la Polonia, la Lituania, i piccoli paesi in quel momento, che potessero avere a tutela e a garanzia anche di Mosca una difesa che non è una difesa della NATO, ma una difesa dell'Unione Europea, che garantisca quei territori e che metta nelle condizioni di poter far entrare questi paesi senza che l'orso russo senta la minaccia della NATO e degli arsenali che praticamente potrebbero essere installati sul territorio che eventualmente potesse essere attivato acquisito dall'Unione Europea, questa attività. Poi c'è un altro discorso, consentimi, strategico, a mio avviso, che diventa fondamentale. E tutto questo che cosa sta facendo? Sicuramente sta spingendo ulteriormente, a mio avviso, quello che io sto vedendo da un punto di vista strategico e geopolitico, la Federazione Russa nelle mani della Repubblica Popolare Cinese.
perché di fatto adesso la Repubblica Popolare Cinese diventa A, l'unico, soprattutto con le sanzioni forti, no? Stiamo parlando anche oggi, si è parlato dello SWIFT, no? Quindi stiamo parlando dell'impossibilità di poter comunicare a livello finanziario tra Europa e Russia, quindi anche per l'acquisto di beni primari. Stiamo parlando di possibilità da parte della Russia di essere ormai sempre più orbitante nell'area cinese. Qualora lo SWIFT fosse tolto, chiaramente i cinesi dovrebbero fare da tramite, da triangolo per tutte le transazioni che passano per far sì che comunque i beni russi possano poi essere importati via Cina in Europa e negli altri paesi, visto che poi il canale principale verrebbe sanzionato. Ma soprattutto c'è un altro discorso: conviene all'Europa e alla stessa NATO creare un paese che poi di fatto è spinto, un paese della potenza non tanto economica, perché ricordiamoci che la Federazione Russa, nonostante la sua immensa distesa, perché parliamo da Vladivostok sul Pacifico fino praticamente a Mosca, San Pietroburgo, che è ai confini dell'Europa, è ricchissimo di risorse, ha 150 milioni di persone, quasi tutti di origine mista, non è sicuramente un paese che è omogeneo nel suo aspetto demografico, ma spinta verso la Cina potrebbe essere, a mio avviso, e spingendola anche e facendola diventare ancora più debole, perché a questo punto dipenderebbe ancora di più dalla Cina, no? dalla Repubblica Popolare Cinese, e secondo me è un errore molto strategico. Parlo col senno del poi, parlo qualora si fosse fatta una valutazione molto preliminare rispetto a quello che purtroppo è successo, rispetto a quello che il popolo ucraino sta subendo in questo momento, che è veramente devastante e ci fa piangere il cuore, perché vedere quelle immagini di un paese che è, di persone che sono ridotte a dover vivere nelle metropolitane, in pieno Covid tra l'altro, in piena situazione di emergenza comunque sanitaria, seppur restiamo in fase di decremento, ma comunque ci fa capire effettivamente con ospedali e situazioni del genere come effettivamente la popolazione civile stia vivendo. Stiamo vedendo l'apertura di Polonia e Romania per quanto attiene dei corridoi che consentano ai sfollati di poter entrare in Europa, però sinceramente vedere queste cose nel cuore dell'Europa ci fa ben riflettere e ci fa pensare se fosse stata necessario, come diceva anche Giampiero, se fosse stata necessaria una maggiore mediazione, una maggiore attenzione e forse, parlando dei governi anche d'oltreoceano, una minore capacità incendiaria nei confronti poi di quel mondo che di fatto, quando si hanno queste reazioni, generalmente si hanno perché si è sulla difensiva e si cerca di avere una reazione come rabbiosa anche, no? Come è successa, do questa interpretazione per esempio del fatto della rabbia russa sul fatto dello stato d'allerta del deterrente nucleare. Insomma, io sinceramente quando ho letto la notizia abbattuta mi è venuta la pelle d'oca, perché insomma stiamo parlando, signori, della potenza nucleare impressionante, facendo una comparazione dei numeri NATO e dei numeri della Federazione Russa. La NATO nel suo insieme ha sicuramente dei numeri molto molto soverchianti, ma sull'unica cosa in cui abbiamo una situazione di pariteticità quasi sostanziale sono le testate nucleari, che purtroppo per quanto possa essere insomma una situazione di pareggio, come dicevano le persone, dice, si sa quale sarà purtroppo il combattimento della terza guerra mondiale, ma sicuramente la quarta si combatterà con la clava e con col bastone. Insomma, ecco, questo è un po' il concetto che bisogna cominciare a capire. Se si inizia a entrare in un terreno come quello del nucleare, oggi io ti ripeto, veramente ho iniziato a temere anche soltanto una reazione anche minima di questo tipo di attività, mi gela mi si gela veramente il cuore e il sangue solo a pensare, perché veramente il nucleare sarebbe un punto di non ritorno. Sarebbe terribile. Quindi già il fatto che venga sbandierato, già il fatto che venga paventato, mette in una situazione di ansia, e sinceramente bisognerebbe un attimo, come si dice, decongestionare e raffreddare un po' tutti queste situazioni. Io mi auguro che i colloqui portino soprattutto per il popolo ucraino a una situazione di stabilizzazione,
domani. Mi auguro che ci sia una situazione in cui effettivamente ci possa essere una ridefinizione di tutta quell'area geografica che, appunto, come tu sai, io la definisco la faglia tellurica che va dal Mar Baltico fino al Mar Nero, insomma, no? Quella che è un'area che parte dall'Estonia e dai paesi baltici per poi scendere fino all'Ucraina e fino ad arrivare anche al Caucaso, perché poi anche lì, come tu sai, insomma, ci sono state delle situazioni abbastanza importanti. Grazie. Grazie davvero, Fedele, per questa illustrazione che certo ci lascia veramente anche noi qualcosa di angosciato, molto angosciato. Simone, se vuoi dare la parola alle prossimi interventi. Sì, allora io, diciamo, abbiamo già registrato tutta una serie di prenotazioni, quindi per questo raccomandiamo magari, se possibile, di contenere l'esposizione entro i 5 minuti, anche per così garantire poi, anche nel caso se ci sono domande, ai relatori di poter replicare, anche viste gli impegni che sono già stati annunciati, in particolare da Giampiero Gramaglia. Inizio a leggere, diciamo, la lista di quelli che finora si sono prenotati. Vedo che altri stanno alzando la mano, ma intanto io ho registrato Carlo Curtigiardino, Vincenzo Russo, Carmelo Cedrone, Alcide Scarabino, Marco Zecchinelli, Benedetto Ligorio e Guido Di Massimo, e c'è anche Ugo Ferruta, che è scrittore e che saluto, e mi fa molto piacere vederlo collegato. E quindi possiamo andare dal professor Carlo Curtigiardino all'inizio. Se ci sente. So che era collegato, sento, con te. Mi sento. Io non mi ero iscritto, però prego. Va bene lo stesso. Non c'è nessun problema. Vieni precettato. Intervengo volentieri. Ho ascoltato con grande interesse le osservazioni di Giampiero e dell'ufficiale di cui mi dimentico in questo momento il nome. Allora, per quanto riguarda la situazione degli stati membri che non fanno parte della NATO, vorrei ricordare che a partire dal Trattato di Lisbona è stata inserita una clausola di assistenza reciproca che figura all'articolo 42, paragrafo 7 del Trattato sull'Unione Europea, disposizione che prevede che in caso di attacco armato contro uno qualsiasi degli Stati membri, gli altri Stati membri siano tenuti a fornirgli aiuti e assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione sulla base del principio di difesa collettiva riconosciuto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. E questo articolo 42 paragrafo 7 precisa che tale impegno non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, intendendo in questo caso i membri dell'Unione aventi una politica di neutralità, l'Austria come la Finlandia, come l'Irlanda, come la Svezia, e aggiunge che tale impegno deve essere compatibile con gli impegni derivanti dall'appartenenza di taluni Stati membri alla NATO, per i quali l'Alleanza Atlantica rimane il fondamento della loro difesa collettiva. Quindi anche nel sistema dell'Unione abbiamo una sorta, diciamo, di articolo 5 della Carta delle Nazioni Unite. Questo in generale. In concreto, io sarei molto interessato diciamo, vedere approfondito dai relatori che mi hanno preceduto la questione che proprio oggi pomeriggio si è appresa e che dovrebbe essere forse finalizzata, se ho ben capito, da una riunione straordinaria che si dovrebbe tenere in serata, secondo la quale diciamo, a quanto si apprende dalle dichiarazioni della Presidente della Commissione, l'Unione sarebbe pronta di utilizzare la facilitazione
prevista dalla politica di difesa, che è una facilitazione extra bilancio, per comprare armamenti e per sistemi d'arma e per trasferirli all'Ucraina. Ora, quando io ho letto una cosa del genere, mi sono venuti un po' i brividi nella schiena e ho sentito dire la stessa cosa dall'ufficiale per quanto riguarda l'affermazione di Putin di aver messo in allerta il dispositivo nucleare. Perché, diciamo, quando si comprano armi e si danno a uno dei contendenti, significa parteggiare per uno dei contendenti. C'è poco da discutere, va bene? Non da tenere una posizione terza a un conflitto armato internazionale. Né credo che si possa dire che il fatto che noi continuiamo a acquistare gas dall'altro dei contendenti e quindi rifornire l'altro dei contendenti di valuta pregiata, anche perché non è ancora chiaro l'elenco delle banche russe che saranno inibite dalle sanzioni finanziarie. Bisogna andare a vedere se la Gazprom Bank, che è quella normalmente che viene utilizzata per il pagamento di queste forniture, è oggetto di sanzione o non è oggetto di sanzione, con la conseguenza che se noi la facciamo oggetto di sanzione, ma se io fossi dall'altra parte chiuderei il rubinetto del gas, non me lo paghi più, benissimo, non me lo puoi pagare attraverso questo sistema, io non te lo mando più. In effetti io stamane un bel quantitativo di candele l'ho acquisito, va bene, perché si può pure mangiare freddo, però un poco di luce dopo il tramonto è necessario averla. Ecco, io vorrei capire diciamo quale potrebbe essere da un lato il fondamento legale di un'azione di un acquisto del genere, di un trasferimento che poi penso che possa essere fatto soltanto per via di terra attraverso il confine tra la Polonia e l'Ucraina, e in primo luogo, e poi qua se si sono ben valutate le conseguenze geopolitiche di una tale condotta. Grazie. Domanda veramente impressionante anche questa, grazie. Grazie. Professor Russo. Credo si debba aprire l'audio. Sì. L'audio chiuso. Ecco, no, l'aveva aperto. Devi riaprire. Ecco. Perfetto. Eccomi. Seguendo il discorso dell'amico e collega Curti Giardino, io vorrei chiedere appunto agli esperti quali sono le norme che bisogna applicare in questa tragica vicenda. Secondo me, io non sono un economista soprattutto, però per 27 anni mi sono trovato a fare il giudice tributario. Sono familiarizzato con le controversie giuridiche. Secondo me qui le norme della NATO c'entrano poco, perché la NATO, non si tratta di paesi NATO, La Russia è l'aggressore fondamentale e non è un paese NATO. L'Ucraina sì, aspira a entrare nella NATO, ma non è ancora nella NATO. E se io posso suggerire disinvoltamente che
Zelensky dovrebbe presentare immediatamente una domanda e che l'Unione Europea dovrebbe accettare subito questa domanda, ma è fantapolitica perché l'Unione Europea decide molto, ma molto lentamente. Allora, io ho guardato un po' le norme. Secondo me le norme da applicare sono quelle della Carta delle Nazioni Unite. Articolo 2, comma 4. Nessun paese membro delle Nazioni Unite può violare l'integrità territoriale di un altro paese membro. Che poi lo faccia un componente permanente, questo è di una gravità estrema, che secondo me dovrebbe indurre gli altri paesi delle Nazioni Unite ad espellere la Russia dalle Nazioni Unite. Ora, i componenti, io vado velocemente a sciabolate, i componenti permanenti delle Nazioni Unite sono un residuo bellico di quasi un secolo fa. È assurdo tenerli ancora lì, tutti. Tutti devono essere, i 15 membri secondo me dovrebbero essere eletti direttamente, anche se questa è una misura molto rischiosa perché nelle notizie che ho, 2/3 dei paesi delle Nazioni Unite sono dittature più o meno soft. E quindi il rischio è altissimo che le Nazioni Unite siano comunque governate appunto da paesi non democratici. Le altre norme che guidano questa, sempre della Carta delle Nazioni Unite, che ho avuto modo di esaminare velocemente, sono gli articoli 42, tutto il capitolo sesto, ma in particolare l'articolo 41 e l'articolo 42. L'articolo 41 si riferisce alle misure appunto non militari che le Nazioni Unite dovrebbero, i paesi delle Nazioni Unite dovrebbero assumere nei confronti di chi viola l'integrità territoriale di un altro paese membro. L'articolo 42 si riferisce alle misure militari e ne elenca diverse. Ora qui appunto sia secondo me il presidente Biden, con tutto il rispetto, e sia Putin parlano a vanvera, perché parlano di terza guerra mondiale per spaventare inutilmente la gente. E tra la guerra mondiale e i conflitti locali ci sono delle vie di mezzo, secondo me. O accettiamo la tesi che appunto Putin è in paranoia e allora è veramente pericoloso e sarebbe da ricoverare, oppure penso che, come sta dimostrando in questi primi giorni, al di là di questo ultimo annuncio dell'allerta atomica, dovrebbe insomma e non ricorrere alle armi atomiche. Vengo subito alla conclusione perché non voglio strappare tempo agli altri, anzi chiedo appunto che gli altri prendano in considerazione queste. C'è un punto fondamentale, secondo me, di diritto penale internazionale che nessuno tocca, no? nei vari talk show televisivi. C'è la responsabilità penale di tutta la catena di comando di un certo paese che aggredisce un altro. Il Trattato di Roma su queste cose, il Tribunale Russell, la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA e quant'altro. Io spero che appunto qualcuno, no, parli con questi signori, in particolare con Putin, per appunto convincerlo a non andare oltre certe cose, perché le guerre, questa storia del confine, la tesi di Putin veramente è fasulla e infondata, perché molti invece dicono ma forse non ha tutti i torti a non avere il confine con paesi NATO, ma oggi le guerre moderne non sono guerre di trincea, sono guerre che si fanno con i missili anche, e il confine è ridicolo, a parte che i confini storici, io ho seguito tutta la conferenza che lui ha fatto sulla storia dell'Ucraina, dell'impero sovietico, ma sono cose assolutamente ridicole, guarda.
Lì c'è una situazione di confusione, no? E di convivenza di varie etnie, che non puoi modificare, la puoi modificare solo con strumenti democratici, non con le, mandando le armate, no? a occupare territori. Ora, se queste considerazioni hanno un certo fondamento, secondo me bisognerebbe appunto agire anche da parte dell'Unione Europea. Devo dire che ieri sera il discorso della Ursula von der Leyen mi è piaciuto, è ragionevole, ma se c'è un intervento militare, serve anche un altro intervento militare limitato, non si può aspettare. Ora, qui il problema è che l'Unione Europea, chiudo veramente, ha nessuna capacità fiscale propria, nessuna capacità militare, non può andare da nessuna parte. La NATO qui, come ho detto prima, non c'entra poco niente. Il discorso è verso le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, l'unica frasetta di buonsenso che ha avuto modo di pronunciare nei giorni scorsi il segretario Gutierrez, ha detto che la carta delle Nazioni Unite non è alla carta, che sceglie la norma che ti piace. Qui le norme che secondo me, ma non sono un giurista, aspetto il giudizio dei giuristi, le norme che devono guidare questa faccenda sono quelle delle Nazioni Unite, e bisogna premere anche sulle Nazioni Unite perché arrivino a una decisione, quale essa sia. Grazie. Credo che sia un dittatore, come abbiamo scritto. Prego. Grazie. Carmelo Cedrone, mi raccomando i 5 minuti, anche perché poi Giampiero Gramaglia, poi se può magari segnalarmi in chat. Un 5 minuti prima di andare via, così poi gli diamo la parola per un'eventuale replica su alcune domande. Grazie, buonasera a tutti. Penso che parlerò anche meno di 5 minuti. Intanto mi piace molto la bandiera che guia dietro alle spalle, poi se facciamo una richiesta al governo per inserirla. È la nuova bandiera italiana. Ecco. E in verità gli amici che sono intervenuti, sia i due relatori, poi in particolare Curti Gialdino e l'ultimo, hanno già evidenziato gli aspetti giuridici che riguardano l'Unione, ma anche il contesto internazionale. Quindi io non voglio entrare in questo perché li condivido naturalmente, però a mio avviso il problema non è solo o tanto questo. Cioè qui il problema che noi abbiamo che si è sviluppata di nuovo una guerra gravissima dentro al territorio europeo. E dall'altro lato, come poi ci sono state già nel passato, anche dopo il 45, come sappiamo e come tutti i giornali scrivono in questi giorni, quindi non lo sto a ricordare. Ma poi noi stiamo dando giustamente la colpa principalmente adesso alla Russia in questo caso, anche se io ritengo che Putin, diciamo, al di là di quello che già era, credo che abbia subito proprio una degenerazione mentale negli ultimi periodi, perché veramente è agghiacciante quello che lui ha detto nella conferenza, ma anche quello che ha detto gli ultimi giorni, come è stato già ricordato. Ma quello che però emerge qui, proprio perché riguarda un territorio europeo, è, come noi sappiamo molto bene tutti noi, è l'assenza dell'Unione. Poi l'Unione si riunisce, adesso farà le sanzioni, per carità, ma l'Unione come soggetto politico non c'è, e quindi con tutte le conseguenze che noi sappiamo. È questo il dato. Quindi non c'è da incolpare la Russia o gli Stati Uniti, che hanno certamente responsabilità, però il problema principale è nostro, perché questo si sta svolgendo da tempo e adesso per l'ennesima volta sul territorio europeo, e quindi dimostrando anche la nostra incapacità di affrontare e risolvere questo problema, che forse andava fatto già dopo l'89 e invece ci siamo ben guardati dal fan. Una volta riunificata la Germania sembrava che tutto stesse a posto. Allora, secondo me, e chiudo, noi abbiamo bisogno, quindi credo che l'Europa dovrebbe chiedere proprio una sorta di conferenza per la pace, ma non tanto per bloccare tutto, no, ma poi per fare una sorta di trattato o qualcosa, non ha importanza, un accordo che risolva e metta fine a questo contenzioso tra i confini europei, secondo me. Quindi questo è il dato più importante. E un'altra cosa,
A mio avviso, occorrerebbe che questo Consiglio europeo che si sta riunendo adesso a tamburo e battente trovi mezz'ora di tempo per convocare una conferenza intergovernativa urgente, perché questo è previsto dal trattato, per agire e cambiare il trattato stesso e dare all'Unione un mandato diverso. Quindi poi, oppure lo dia alla conferenza questo mandato, ma lo deve decidere il Consiglio adesso, perché questo è il tema che noi dovremmo chiedere. E qui facciamo, carissimi amici, non mi rivolgo a noi federalisti, ma anche ad altre, a tutte le forze che in questi giorni stanno scendendo per strada per chiedere la pace. Scendiamo per strada per chiedere che l'Unione cambi da subito. È questo che dobbiamo fare. Non documenti solo ripetitivi che facciamo da tanti anni, dal dopoguerra fino ad oggi. Quindi facciamo una cosa del genere. Mi può sembrare una pazzia probabilmente, ma secondo me non lo è. Grazie. Grazie. Simone, a chi la parola? Sì. Adesso la parola era al Cide Scarabino, anche lui entro i 5 minuti. Io poi ho registrato anche Tommaso Laporta come richiesta di intervento a seguire e chiedo sempre poi a Giampiero, nel caso di guardare l'orario e poi darmi un feedback. Prego al Cide. Dunque, a me sembra che l'Europa in questo frangente sia più presente e più unita di tante altre situazioni, quindi insomma c'è qualche motivo di speranza per l'Europa, quindi sta dimostrando di esserci, insomma, anche perché non possiamo aspettare che gli Stati Uniti suppliscano sempre le nostre carenze. Prima cosa. Seconda cosa, anch'io sono rimasto spiazzato, perché io ero convinto che non saremmo arrivati alla guerra, ma non per una semplice speranza così. Stiamo parlando di un paese come la Russia che sì, 140 milioni di abitanti, piegato dal Covid, è un paese importante ma economicamente sottosviluppato, ha un'economia da terzo mondo, esporta risorse energetiche, materie prime, ma non è un paese ancora industriale pienamente, non ai livelli europei. L'Ucraina è un paese vastissimo, facilmente occupabile perché pianeggiante, ma enorme, una popolazione comunque consistente. Comunque io non pensavo, proprio per ragioni geopolitiche, che saremmo arrivati a questo. Ci siamo arrivati e quindi dobbiamo fare i conti con questo. Comunque, a parte queste considerazioni, volevo fare due domande ai relatori. Io ho due incubi che aleggiano e di cui non si parla mai. I due incubi sono questi. Primo, c'è il rischio che la Cina approfitti di questa situazione per attaccare Taiwan? Se lo facesse saremmo veramente a un passo della terza guerra mondiale, prima cosa. Secondo incubo, se la Russia dovesse avere molte difficoltà in Ucraina, non è pensabile che si ritiri accettando un'umiliazione del genere. C'è il rischio che possa usare delle armi nucleari tattiche? È una domanda che rivolgo ai due relatori. Grazie, basta così. Grazie Alcide. Abbiamo Marco Zecchinelli. Eccomi. Grazie mille. Io provo a essere provocatorio dall'inizio, sperando che sia colta la provocazione e che non ci porti fuori strada poi nel resto delle cose che dirò. Io credo che Putin abbia raccontato la sua storia a se stesso, e credendoci probabilmente, ma soprattutto avendolo cercato di spacciare agli altri, ma che noi europei in particolare, ma occidentali tutti, abbiamo le nostre responsabilità nell'esserci raccontate negli ultimi 32 anni almeno una serie di cose che ci cullavano nella tranquillità e che oggi dobbiamo cominciare a mettere in discussione. Perché non è il mondo in cui sognavamo di vivere, ma non è neanche il mondo che avevamo preconizzato. A me non ha stupito affatto alcuna delle mosse di Putin. Diciamo che io avevo previsto un passaggio intermedio, quello dell'allargamento del conflitto alle due repubbliche prima dell'attacco a Kiev, e pensavo che avrebbe usato del tempo per stabilizzare quella situazione. Quella è l'unica cosa che per ora non avevo intravisto. Ma la velocità con cui si è mosso testimonia che Putin ha grossi problemi in casa. Le reazioni che sta avendo testimoniano che Putin ha grossi problemi in casa e che deve chiuderla questa partita velocemente. Lui pensava di chiuderla militarmente in pochissimo tempo, pensava che l'esercito ucraino si sarebbe squagliato
anche questo secondo me era una cosa che poteva succedere, poi non è successa per fortuna con l'impegno anche della popolazione civile, e quindi Putin si trova adesso in un cul-de-sac, e credo che sia quello che diceva giusto adesso Alcide, non è assolutamente secondo me escluso che Putin possa usare l'arma nucleare. A mio parere quello che dobbiamo cominciare a capire del mondo, noi europei e gli occidentali tutti, è che quello che hanno detto Putin e Xi e Hu Jintao prima è lampante, è di una trasparenza con la quale noi dobbiamo rileggere le loro dichiarazioni degli ultimi 20 anni e farci conto. Noi non abbiamo voluto guardare quello che è successo in Montenegro, che poteva succedere in Montenegro qualche anno fa. C'è stato un tentativo di colpo di Stato manovrato dalla Russia, alle porte di casa nostra. La disinformazione russa, cominciamo a prenderla sul serio con lo stop alle trasmissioni russe Today e Sputnik in Unione Europea da adesso, ma sono molti anni che questa cosa qui ci tortura, ed è stata dichiarata pubblicamente, mi pare nel 2003, dal capo di Stato Maggiore, se non sbaglio, Gerasimov, in un famoso discorso in cui lui teorizzava la nuova guerra ibrida. Noi dobbiamo smetterla di raccontarci il mondo che vorremmo, se vogliamo cambiarlo dobbiamo cominciare a analizzarlo per quello che è. È un mondo fatto da gente che non ha paura di raccontare bugie, di usare tutte le armi a sua disposizione e di farlo e di diventare particolarmente pericolosa nel momento in cui la lasciamo senza alternative. Poi io credo che Putin creda a quello che dice quando racconta che non aveva altre strade, perché non aveva altro modo di tornare indietro senza perdere la faccia, e sta peggiorando la situazione per lui, sta peggiorando drammaticamente a una velocità che accelera. Per cui ecco, per questo io dico che non escludo assolutamente che quella minaccia di ricorrere alle armi nucleari e di futuri attacchi eventualmente ad altre potenze, ammesso che se lo possa concedere vista la figuraccia che sta facendo dal punto di vista militare, siano possibili, perché l'ha detto, non perché è una cosa che potrebbe succedere, perché Marco Zecchinelli se la sogna o perché legge sui giornali, ma perché lui l'ha detto, e fino ad oggi tutto quello che ha detto ha fatto. Per cui questo credo che sia una cosa che noi occidentali dobbiamo cominciare a prendere in considerazione. Dopodiché c'erano una serie di punti che io mi sono scritto, perché da giorni, secondo me, quello che sta succedendo in questi giorni segna non solo un prima e un dopo, ma in un paio di settimane noi vedremo una serie di eventi che dovremmo studiare per approfondire per mesi o anni, perché contengono davvero tantissimo di quello che è successo negli ultimi 30, degli errori che abbiamo fatto noi occidentali dal punto di vista strategico, dal punto di vista della gestione del nostro impegno, ma anche di quello che è il futuro che ci aspetta. Noi siamo disabituati purtroppo a pensare al futuro, noi continuiamo a pensare in tempi che non sono quelli di coloro con cui ci confrontiamo, e ce la siamo raccontata, e me la sono raccontata anch'io, sul discorso del consenso nelle società democratiche contro il consenso nelle società autocratiche, ma non è stato sempre così. La guerra fredda è stata vinta anche perché per due generazioni almeno gli occidentali hanno creduto che la minaccia sovietica fosse vera e hanno mantenuto la barra dritta su quella cosa, al di là dei cambi di governo in gran parte dei paesi, non in Italia, sappiamo che la nostra situazione era bloccata, ma l'abbiamo tenuta ferma la barra. Quindi non è vero che la linea strategica cambia sulla base delle prospettive elettorali. Questa cosa qui noi ce la siamo raccontata ultimamente perché non siamo più in grado di tenere insieme le nostre società. Anche perché ci mettono la mano ovviamente le potenze, diciamo, straniere. E io credo che il nostro problema sia proprio quello del tempo, cioè della gestione del tempo. Noi se vogliamo arrivare, io credo, qua chiudo perché ce ne sarebbero tante altre cose da dire, ma è tardi. Grazie. Noi se vogliamo arrivare a un punto dobbiamo ricominciare a gestire le cose che vanno fatte ora, quelle che vanno fatte nel medio periodo e quelle che sono possibili solo nel lungo, ma quelle nel lungo ci devono guidare, perché quelle che pensiamo di fare adesso non andranno mai, il piano A non esiste, il piano A non è mai quello che si realizza, il piano A è quello con cui tutto va secondo le cose come devono andare. Esistono una serie di piani B che devono essere scenari che noi dobbiamo avere in mente, perché oggi vince chi sbaglia meno, e sbaglia meno chi reagisce prima con meno errori. Quindi secondo me noi come europei dobbiamo smetterla di raccontarci il mondo che vorremmo e dovremmo cominciare invece a guardare il mondo che c'è là fuori, da un punto di vista proprio strategico dei nostri interessi di europei, ammesso che ce ne abbiamo un'idea chiara.
Grazie, grazie Marco. Ridò la parola a Giampiero Gramaglia, che poi ci dovrà lasciare, e poi proseguiamo con la lista degli interventi. Prego Giampiero. Grazie Simone, e scusandomi ancora con tutti, ma ho la deadline alle 20:30, devo mettermi a scrivere. Devo dire che l'intervento di Marco ha tolto molte cose dalla mia agenda, perché Marco ha delle risposte là dove io ho solo degli interrogativi cui non riesco a dare risposta. Anzi, inviterei Francesco la prossima volta a non farci perdere tutto il tempo con i miei interventi pieni di dubbi, laddove alla luce di un'analisi molto informata qualcuno di noi ha le risposte. E quindi vado soltanto sui punti che altri hanno sollevato in modo dubitativo. Detto che sarei d'accordo con Alcide nel considerare che in questa crisi c'è stata più Europa di altre volte. È vero, l'Europa di Francia e Germania, è vero magari con qualche esitazione inizialmente da parte tedesca nelle valutazioni degli interessi nazionali rispetto a quelli dell'Unione, e questo vale anche per l'Italia. Però mi sembra che sostanzialmente, se non altro, e forse anche perché la crisi in Europa, non siamo stati, l'Europa non sia stata diplomaticamente assente. È stata assente l'Unione Europea, è vero, vero Carmine, ma non possiamo scoprire adesso che non c'è l'Unione Europea della politica. Non c'è, lo sappiamo, è un vulnus che impedisce di agire in modo coeso e tempestivo, ma lo scopriamo tutte le volte che ce n'è bisogno, perché non l'abbiamo fatta e mi pare non la stiamo facendo. L'appello del professor Russo, l'invito del professor Russo a renderci conto che questa non è una crisi di competenza della NATO, ma eventualmente è una crisi di competenza dell'ONU, ci porta anche però a constatare che l'ONU non ha gli strumenti per intervenire. È difficile cacciare la Russia nel momento in cui la Russia ha il diritto di veto su qualsiasi decisione, ivi compresa quella eventuale, che non so neppure se sia prevista dal diritto dell'ONU, di essere cacciata dall'ONU. Quindi mi pare che l'ONU, non proprio per questa sua struttura, che ha ragione il professore, è da anni dell'immediato dopoguerra, che però non si può cambiare in questo momento, non funzioni. Domani ci sarà una riunione straordinaria, ma solo per i motivi umanitari. Ha posto due domande. Un'altra cosa, io non mi affiderei all'illusione o alla semplificazione in cui qualcuno di noi può cadere, anche perché è consolatoria, rassicurante, che Putin sia fuori di testa. Perché in realtà prende decisioni che magari ci spiazzano, prende decisioni che magari ci sorprendono, ma prende sempre decisioni che sembrano nel segno di una sua logica, non condividibile, ma di una sua logica. Pone Alcide due domande. Non ho la risposta. La Cina ne approfitterà per attaccare Taiwan? Spero di no. Credo di no, ma credevo anche che Putin non ne approfittasse per attaccare l'Ucraina, quindi vale quel che vale. Detto che la mia personale valutazione del rapporto, delle tensioni che la Cina ha nei confronti di Taiwan, non è poi molto diversa dalla mia personale valutazione delle
aspirazioni che la Russia aveva nei confronti del Donbass, cioè mi pongo dei problemi se proprio sia assurdo che la Cina consideri Taiwan parte del territorio cinese e se sia assurdo che la Russia consideri il Donbass parte del territorio russo. Ma non ho la certezza che non sia assurdo, ma mi chiedo se sia davvero assurdo che i due paesi abbiano queste considerazioni. Se l'altra domanda, se ci sarà un ricorso al nucleare tattico, la dichiarazione di oggi di Putin fa calare l'ombra del nucleare sul conflitto ucraino, anche qui spero che non succeda. E non c'è nessun motivo che succeda, anche se le cose gli stanno andando meno bene e meno facilmente del previsto sul terreno, perché usare l'arma nucleare sarebbe davvero senza precedenti e rischierebbe davvero di innescare quella che Biden già ieri ha chiamato la terza guerra nucleare. L'ultima cosa che voglio dire, e può essere, cerco di dirla con precisione, anche se sono un po' slabbrato nel linguaggio oggi, riguarda l'osservazione che faceva l'amico Carlo sulle possibilità che l'UE usi strumenti della sua politica di difesa, che è essenzialmente una politica dell'industria della difesa, prima che una politica della difesa, per armare la Russia. Non mi pare che la decisione sia stata ancora presa e quindi parliamo in ipotesi. Però, anche se questa è una decisione forte, comprare armamenti con i soldi dell'UE da mandare agli ucraini, non sarebbe restare neutrali nel conflitto. Ma non siamo neutrali nel conflitto, Carlo, mi sembra. C'è un conflitto tra un aggressore che magari aveva qualche ragione prima, ma nel momento in cui compie l'aggressione non ha più ragione, è un paese che è aggredito. Quindi non possiamo, non credo che dobbiamo avere una posizione di neutralità. E poi, al di là del contingente, se e nel pubblico che è presente, essendo molti gli europeisti, i filoeuropeisti, direi la totalità, e probabilmente molti anche i federalisti e i favorevoli agli Stati Uniti d'Europa. Se noi vogliamo un'Europa che abbia una capacità di difesa autonoma, questa capacità di difesa è una possibilità che nel momento in cui ce ne dotiamo accettiamo l'eventualità di usarla in funzione deterrente, certo, non in funzione dissuasiva, non certo in funzione di aggressione o di provocazione, ma se no, non, come dire, è un esercizio che non ha valore. E quindi se oggi ci fosse l'Europa della difesa, come i tedeschi mandano non solo elmetti, non più solo elmetti, ma munizioni agli ucraini, come lo fanno i francesi e alcuni paesi del nord. L'Unione Europea, se ci fosse una difesa europea, manderebbe o non manderebbe un aiuto logistico, militare all'Ucraina aggredita? Se siamo d'accordo che l'Unione Europea deve dotarsi di questa capacità anche per liberarsi in parte dai condizionamenti che l'appartenenza alla NATO è l'unico supporto, l'unica forza reale di difesa e di sicurezza sta negli Stati Uniti e ci viene dagli Stati Uniti, allora deve anche accettare, ripeto, in misura e in maniera esclusivamente difensiva, certo non aggressiva, certo non
di iniziativa bellica, di usare questa sua difesa europea per tutelare quello che in questo momento è un paese aggredito e quello che in questo momento è un diritto internazionale violato. Anche su questo non sono sicurissimo di quello che dico. Penso che sia così, ma non ho... Ha già deciso di mandare armi. Come? Ha già deciso, Ursula, mezz'ora fa ha comunicato che avrebbe mandato armi della UE, anticarro. Va bene, se manda armi anticarro, mi sembra che... poi non manderà armi anticarro, comprerà armi anticarro per mandarle, perché non ce le ha, Ursula, le armi. Certo. Le manda. Ha deciso di fare una cosa che è in linea con quanto stanno decidendo molti dei 27, è un'arma assolutamente difensiva, non è un'arma offensiva, ed è uno strumento in più per gli ucraini per fermare un'aggressione, un'invasione. Così la vedo io, e grazie a Guido per l'aggiornamento cronistico che ci ha dato. Col che ringrazio di nuovo Francesco per l'invito, Fedele per le illuminazioni complessive e in particolare tattico-strategiche, Simone per la gestione e tutti voi per la pazienza. Buonasera e buon proseguimento di dibattito. Ciao. Grazie Giampiero. Ovviamente il webinar è registrato, sta andando in diffusione su Facebook, quindi poi se vorrai potrai in qualche modo recuperare anche la seconda parte. Io ovviamente registro anche quanto ha scritto in chat Marco Zecchinelli, riferendo a alcune sue affermazioni che potevano sembrare in qualche modo ispirate da certezze, in realtà erano anche provocatorie in qualche modo. E quindi proseguiamo con l'ordine degli interventi. Allora, io ho registrato nuove richieste di intervento da parte di Massimo Carducci, Franca Gusmaroli e Maria Antonietta Del Boccio. E, insomma, chiedo ai prossimi interventi di mantenere comunque il range di orario di intervento che hanno tenuto gli altri, perché stiamo andando anche abbastanza bene. E i prossimi saranno Benedetto Ligorio, Guido Di Massimo, Ugo Ferruta, Tommaso Laporta. Quindi Benedetto Ligorio, prego. Cari compagni federalisti, grazie per la condivisione di questo link. Io sarò estremamente breve, anche perché alle 8:15 mi aspetta una riunione con gli amici socialisti americani, che ovviamente non si riconoscono nella linea del Partito Democratico americano. Ad ogni modo, quello che vorrei far presente in questo momento è che purtroppo, per una serie di ragioni che sfuggono ai media occidentali, in gran parte influenzati da una retorica di guerra, così come quelli russi d'altra parte, nel corso della notte il sabato e la domenica successiva al ritiro delle truppe russe dalla frontiera con l'Ucraina, c'è stato un pesante attacco a Smolensk da parte nel Donbass da parte delle forze ucraine. Assolutamente inaspettato sia nel contesto occidentale sia in quello russo. Tutto questo ha portato il giorno seguente all'approvazione al riconoscimento di uno stato che, anzi due piccoli stati, che sostanzialmente non erano molto graditi alla intelligenza russa, né tantomeno al Cremlino, tutto sommato, anche perché marcatamente nazionalisti. Ecco come gli eventi in corso prendono una tendenza nettamente diversa rispetto agli orientamenti ideologici di massima.
purtroppo spesso avviene nella storia che gli estremisti e i radicali determinino tendenze che portino a catastrofi. Detto questo, io penso che la cosa che si possa rivendicare, così come ha fatto anche il nostro ex presidente del Consiglio, ministro degli esteri, il presidente Massimo D'Alema, ma una questione richiamata anche da in passato da Romano Prodi, sebbene in misura molto più sfumata rispetto a Massimo D'Alema, ma anche dal professor Canfora, nonché dal professor Villari, fratello del defunto professor Villari, è quello di cercare una soluzione diplomatica, ovviamente condannando l'aggressione e preservando una, cominciando a costruire una nuova democrazia in Ucraina, è quella di cercare una soluzione diplomatica, pacifica ed equilibrata che porti al riconoscimento di tutte le cause, di tutti gli obiettivi, di tutte le cause che hanno determinato questo conflitto, una loro risoluzione nella forma più democratica possibile. In sostanza, dobbiamo purtroppo ricordare che se da un lato la Russia presenta un panorama in parte autocratico per i suoi meccanismi elettorali che determinano dei sistemi parlamentari molto forti, dall'altro l'Ucraina in questa fase storica non ha più un partito socialista, ha sciolto il partito comunista, insomma non può essere considerato un modello pienamente democratico. Di fatto l'invio di forze militari mi allarma alquanto, non solo perché, richiamando un testo di Canfora, l'Europa deve smettere di essere un gigante incatenato, ma anche perché l'Italia è una repubblica democratica fondata sul ripudio della guerra e fondata sui principi del lavoro e della lotta contro un'Europa che purtroppo era stata unificata, ma era stata unificata dai nazisti. Quindi tutto sommato la denazificazione dell'Europa e la valorizzazione dei principi democratici, soprattutto dell'Est Europa, è estremamente fondamentale. Da questo punto di vista l'Italia, la Francia possono giocare un ruolo chiave di mediazione con le forze più progressiste che sono presenti in Russia, che sono scese in piazza contro la guerra, ma anche con le forze progressiste che sono presenti in Ucraina e che in questo momento sono state, e da anni sono messe a tacere da un governo palesemente nazionalista. Questo da un punto di vista socialista, anche ricordando che Altiero Spinelli era fondamentalmente un socialista. Vorrei infine, e concludo rapidamente, ricordare che l'isolamento di uno Stato e le sanzioni sono controproduttive. La espulsione sistematica del sistema bancario e le ripercussioni economiche su uno Stato, oltre ad essere una scelta radicale e infantilistica, si ripercuotono sul popolo, sui lavoratori, sui cittadini. Difficilmente si ripercuotono sulle élite. Giocare guerre economiche, ovvero l'economic warfare, sulla pelle dei cittadini è un ragionamento elitario, è un ragionamento alto borghese che rischia di causare gravi conseguenze nei confronti di quei lavoratori, di quei cittadini, di quelle persone russe, anche ucraine, che sono parte integrante della comune cultura europea. Infine, e chiudo, ritengo che la scienza, lo sport, l'arte, la letteratura siano ponti di comunicazione, di diplomazia diplomatica. In queste ore la sospensione delle relazioni scientifiche, diplomatiche e culturali con i colleghi russi rischia di spezzare un ponte di cultura e un ponte di dialogo che talvolta nulla ha a che fare con i conflitti geopolitici in corso. Ecco, torniamo a giocare un ruolo diplomatico di primo piano, sia come accademici, ma soprattutto come Europa, svincolandoci da catene che ci imprigionano, richiamando ancora un importante pamphlet. Grazie.
Grazie per l'intervento. Grazie Benedetto. Simone, scusa, volevo dire una cosa. Mi preoccupo un po' dell'amico Verzola. Non so esatto. Quali tempi ha, prima magari di riprendere a lavorare a tempo pieno per la patria e per l'Europa, e se magari vuol dire qualcosa... Sì, giusto due osservazioni, Francesco, molto veloci, giusto per... Mi interessava molto il discorso Cina, che è stato avanzato. Adesso scusatemi, non ricordo i nomi degli interventi. È stato molto interessante la dichiarazione che ha fatto nell'immediatezza dell'inizio poi delle ostilità tra Federazione Russa e Ucraina da parte del presidente cinese. La presa di posizione cinese ha fatto riferimento, dice, noi siamo per l'integrità territoriale. Tutti l'hanno intrapresa come una presa di posizione quasi contro la Russia. Io invece l'ho vista in funzione di Taiwan, perché il concetto dell'unica Cina, loro considerano Taiwan non come una repubblica a parte, tant'è che infatti il riconoscimento diplomatico di Taiwan non è ma parte della Cina. Quindi quando parlano di integrità territoriale è un segnale che loro lanciano, perché considerano un'integrità territoriale. Con la differenza che tra Ucraina e Taiwan c'è una bella differenza anche degli impianti di difesa che vengono poi sprigionati nelle due aree, perché abbiamo comunque l'Ucraina, che abbiamo visto di fatto sta facendo una guerra di trincea, una guerra popolare, una guerra di resistenza. Taiwan invece ha ben conscio il fatto che per quanto non abbia dei riconoscimenti internazionali di alto livello, ci sono maggiormente incaricati di pubblici affari da parte anche delle varie cancellerie mondiali, ma di fatto ha l'ombrello americano che la protegge e soprattutto ha una potenza militare anglosassone che sta diventando sempre più assertiva con la nascita del possibile altro pilastro occidentale che io sto dicendo da tempo, da quando poi il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea, che è quello appunto del Kanzuk, quindi dell'unione dei paesi che hanno come capo di Stato la regina d'Inghilterra, quindi la monarchia del Regno Unito, e che fanno capo appunto al Canada, alla Neozelanda, all'Australia e appunto al Regno Unito, che stanno costituendo un pilastro importante da un punto di vista militare, soprattutto nell'Indo-Pacifico, e stanno cercando di assorbire anche a livello di alleanze importanti anche quei paesi democratici dell'area, appunto come il Giappone, la Corea, e quindi ecco perché, della Corea del Sud chiaramente intendo, ed ecco perché secondo me quelle dichiarazioni vanno assunte anche con una importanza particolare. Va anche notato però che, a differenza della Federazione Russa, che è, sì, come diceva qualcuno, è vero che ha un'economia sicuramente non a livello della potenza militare, però ecco appunto è un'economia che ha il PIL all'incirca di quello dell'Italia, ma è comunque un gigante militare sotto tanti aspetti, a differenza invece della Repubblica Popolare Cinese, che sta cercando di recuperare un gap militare con i paesi occidentali, pur essendo un gigante invece economico. Ecco perché la mia affermazione di prima, a chiusura del mio primo intervento, è stata proprio questo, cioè l'errore più grave che si possa fare, seguendo anche le orme di Mackinder, che parlava dell'Heartland, no? Quando parlava dei profili della differenza tra Heartland e Rimland, no? La problematica delle potenze insulari da quelle invece continentali, andare a cesellare, a fondere, a spingere sempre di più la Federazione Russa verso comunque un abbraccio che io considero ferale con la Repubblica Popolare Cinese e con i regimi invece teocratici del Medio Oriente, ci portano ad avere una massa importante in Asia che alla fine, anche per le potenze anglosassoni, marittime, sarà difficile arginare. Ecco perché è importante fare molta attenzione, a prescindere, ripeto, dalla guerra che stiamo vivendo, è importante fare delle considerazioni strategiche, è importante considerare tutte le situazioni che stanno succedendo. Ed ecco perché, a mio avviso, e qui ritorno di nuovo in maniera molto forte su quello che ho detto, diventa fondamentale per l'Unione Europea parlare con un'unica voce vera a livello diplomatico, ma soprattutto avere una forza di difesa, una forza militare che sia unica e che risponda ad un'unica voce, che è quella appunto del Parlamento Europeo,
all'interno chiaramente di un'alleanza che non può che essere quella della NATO, perché chiaramente l'origine è quella, insomma. Però una cosa è essere subalterni all'interno della NATO con dei piccoli eserciti, chiaramente all'ombra dell'esercito americano, l'abbiamo visto in Afghanistan, no? Quando è successo quello che è successo. È una cosa invece essere uno dei tre pilastri, come dicevo prima, il pilastro americano, il pilastro britannico del Kanzuk e soprattutto il pilastro europeo di difesa. Questi tre pilastri, a mio avviso, possono ben reggere quella che può essere un'alleanza della NATO, dei paesi che hanno dei comuni valori occidentali, ecco, mi permetti di far leva su questo, che si basano su elementi fondamentali della nostra storia, del nostro continente, che fanno riferimento alla filosofia greca, che mette per la prima volta contro le tirannie degli imperi orientali, mette l'uomo al centro del mondo, il depositario di diritti in qualità di uomo e non perché facente parte di una comunità, il diritto romano, che ancora oggi è alla base dei rapporti sociali di tantissime società che fanno riferimento ai rapporti, e soprattutto a quello che poi ci ha lasciato l'illuminismo francese, in particolare alla divisione dei tre poteri, che purtroppo stiamo vedendo anche in alcune democrazie europee, non ultima anche in Italia, dove ci sono diatribe e situazioni in cui i poteri tra di loro tendono a essere fagocitanti, e mentre invece l'illuminismo francese, attraverso Montesquieu e gli altri grandi dell'epoca, ci insegnano che sono alla base della vera democrazia e alla base dei veri rapporti reali e sociali che devono contraddistinguere questo nostro sentire comune e che deve essere, a mio avviso, alla base comune dei valori dell'Unione Europea. Grazie mille anche per questo successivo contributo. Io rifaccio l'elenco dei prossimi interventi. Guido Di Massimo, Ugo Ferruta, Tommaso La Porta, Massimo Carducci e Franca Cusmaroli. Maria Antonietta Del Boccio ha rinunciato all'intervento, la ringraziamo anche per questa, diciamo, sensibilità nel poterci permettere di chiudere massimo entro le 20:30, magari cerchiamo di anticipare anche qualche minuto, confidando sul rispetto dei tempi da parte dei prossimi interventi. Quindi Guido Di Massimo, poi Ugo Ferruta a seguire. Io mi scuso per riguardo di tutto, e gradirei per il futuro di stabilire dei tempi fermi, dei limiti, tipo 7-8 minuti per i relatori, massimo 10, e per gli interventi 3 minuti, e sempre rispettare il successo degli interventi, che poi alla fine si tende a stringere alla fine, e dopo aver parlato molto all'inizio. Comunque mi scuso per, ma riguarda vale per il futuro. Comunque molto molto sinteticamente, prima si è parlato di diritto e di azioni penali. In campo internazionale le azioni penali valgono per i vinti e per i deboli, non per i forti e i violenti. Questo è un fatto. Il diritto va bene in un paese, in campo internazionale vale altro. In questa situazione disgraziata, secondo punto, c'è un lato positivo. L'Europa si è riunita. E anche l'ultimo fatto che ha detto Ursula poco fa, che saranno fornite armi anticarie, Stinger, questa roba qua, a difesa, va benissimo, è necessario, va bene. E anche un fare insieme qualcosa di pericoloso, e quindi un saldare ancora più gli europei, tutti e 27. Questo a me fa molto piacere nella disgrazia che stiamo affrontando. E altro punto, sempre molto sintetico, noi non siamo una terza parte, l'Ucraina è una terza parte a noi, l'Ucraina è Europa a tutti gli effetti, come civiltà, come tutto. Usano il cirillico, ma lo spirito è quello. La città agli aspetti delle città europee. Punto successivo, non confondiamo, sarebbe un errore confondere la Russia con Putin. Quando è iniziata la guerra, la nuova Gazzetta, reperibile su internet, la nuova Gazzetta di, vi ricordate, Anna Politkovskaya, come si chiamava, assassinata dal regime che è lo stesso che c'è adesso, la Gazzetta testualmente diceva:
noi siamo addolorati e ci vergogniamo, firmata dal direttore della Gazzetta, che è anche Nobel della pace. Ripeto, noi ci vergogniamo. Questo, diciamo, aggiunto a quello che è venuto a Mosca e ancor più mi sembra a San Pietroburgo, gli arresti, le dimostrazioni, ci evidenzia che la Russia è una cosa e Putin un'altra. Che Putin effettivamente qualcosa di strano ha, e io spero che non sia proprio pazzo, strano è, perché i pazzi sono ancora più pericolosi degli altri. E io spero che ci sia un paragone. Non è escluso, è improbabile, ma non è impossibile. Ultimo punto, dopo, superata questa faccenda qua, sarebbe auspicabile che si trovasse, sperando che non ci sia avuto, ma qualcuno un po' più ragionevole, che si arrivasse a una qualche forma di associazione dopo aver superato questo frangente veramente disgraziato, ma del quale dobbiamo tenere fermo e non aver paura, perché si sta bluffando. E anche quando si parla di hanno parlato, poi interpretato la dichiarazione di Putin come pericolo nucleare, beh, noi non dobbiamo avere paura di nulla, altrimenti la paura distrugge e fa perdere tutto. Ho finito, grazie. Grazie per il rispetto dei tempi, siamo sempre nei 5 minuti. E Ugo Ferruta, prego. Ecco, buonasera a tutti. Io vorrei riflettere e invitare tutti a riflettere su questo, cioè sulla mancanza della definizione di obiettivi chiari e autonomi da parte dell'Unione Europea. Cioè, io oggi ho ascoltato un estratto, quello che hanno fatto vedere in televisione, del discorso del cancelliere tedesco Scholz. Allora, discutibile o non discutibile quello che ha detto, comunque ha definito determinate priorità per la Germania, tra cui il riarmo della Germania. Quindi, a quanto sembra, la Germania sta cominciando a decidere dove vuole andare, dove vuole arrivare. Cosa che non ha fatto, per inciso, negli ultimi decenni, perché c'è una evidente contraddizione tra l'espansionismo economico e l'espansionismo anche culturale verso est, Ucraina compresa, e la crescente dipendenza economica dalla Russia, scusate, energetica dalla Russia. Evidentemente, in geopolitica, ecco, le fonti di energia sono, diciamo, un dato primario importantissimo, e una cosa è chiara: bisogna definire le priorità. L'approccio dell'Europa oggi, se è vero quello che i media ci stanno raccontando, e cioè che il presidente ucraino Zelensky chiama i leader europei e uno dopo l'altro li convince su cosa devono fare, o il fatto che i primi ministri polacco, e non mi ricordo di quale altro paese, lituano mi sembra, siano andati a Berlino e subito dopo l'incontro la Germania abbia fatto dei passi che prima non voleva fare, è assolutamente, ecco, se io, diciamo, purtroppo mi trovo a dover dire pericolosissimo, perché altrimenti dovrei dire ridicolo. Abbiamo una continua la non presa di coscienza da parte degli europei di qual è la posta in gioco, e soprattutto il non volere decidere dove bisogna andare. Cioè, l'Europa sta decidendo sulla base di una reazione etica ed emotiva sacrosanta, ma che non ci porterà lontano, nel senso che auguriamoci di cuore vivamente che la crisi in qualche modo finisca, non ci garantisce assolutamente nei confronti di nuove crisi e future crisi.
e che in questo nuovo scenario evidentemente sono purtroppo probabili. Allora vado a chiudere, visto che il tempo è poco, e ritengo che l'Europa debba, nel breve, come qualcuno ha detto giustamente, breve, medio e lungo termine, darsi delle priorità. Una priorità assoluta è quella dell'indipendenza energetica, perché non si può pensare, cioè la situazione in cui si blocca lo SWIFT, ma in modo da consentire il pagamento del gas, eccetera, è una cosa che evidentemente può reggere molto poco. Secondo, l'Europa deve darsi una capacità di difesa autonoma e nessuno ne parla. L'Europa non deve andare a rimorchio della NATO. O meglio, deve avere una sua, certamente, per carità, all'interno della NATO deve avere una sua identità. Ma immaginiamoci se ci fosse stato Trump alla presidenza degli Stati Uniti in questo momento, invece che Biden. Ecco, con gli sbagli che indubbiamente può aver fatto Biden e le imprudenze che speriamo non commetta Biden, ma saremmo stati, ci saremmo sentiti così garantiti o cioè nel momento in cui c'è alla presidenza degli Stati Uniti un altro tipo di approccio, meno attento verso l'Europa, meno che pensi di avere meno bisogno dell'Europa. Noi siamo in una situazione di assoluta scopertura e assoluta mancanza di garanzie. Per cui è fondamentale, e nessuno lo dice, che riparta, anzi, acceleri in modo importante, e non lo dice manco l'MFE. Più di tanto, acceleri in modo importante la costruzione della difesa europea. Solo così, chi eventualmente penserà di poterci minacciare magari guarderà altrove. Altro punto. Bene, manifestazioni per la pace. Io intanto oggi ho visto che a Berlino sono andate in piazza 100.000 persone. Non so nelle piazze italiane quante. Ma a parte che, un classico, l'ho scritto in una chat e lo ridico qui, un classico dell'approccio federalista, della letteratura federalista è: il pacifismo non basta. Famoso testo di Lord Lothian, che da Albertini in giù è citatissimo. No, il pacifismo non basta. Cioè, chiedere la pace, perdonate, ma a chi in questo momento ha intrapreso una guerra, non credo che abbia questo grandissimo effetto, se non anche ancora una volta una dimostrazione di incapacità. Ecco, allora, se l'Europa vuole promuovere una conferenza di pace, come è stato da qualcuno suggerito, non è che la conferenza non è la finalità, è il mezzo. La vuole promuovere per raggiungere cosa? Per arrivare a cosa? Certamente poi lì al tavolo del negoziato bisogna essere pronti a fare delle concessioni o comunque dei compromessi. Ma se tu non hai chiaro cosa vuoi, no? Proteggere la pace e il diritto internazionale, signori, questa non è geopolitica. D'accordo? Ecco, io ricordo, e non è neanche politica estera. E io non so se sia vero, chiudo quindi, l'Europa dovrebbe avere chiari, secondo i principi federalisti, il rispetto delle minoranze, sotto qualunque stato questi si trovino, tutta una serie di cose che a quanto pare, e lo dico a quanto pare perché c'è gente che lo dice con sicurezza, io non confesso la mia ignoranza su questo punto, ma quindi insomma la tutela di minoranze politiche, culturali contro ogni forma di autoritarismo nazionalista al governo. Ci sono altre cose che non avrei
da parte del governo a cui appartengo. E l'Europa ci deve andare con questo obiettivo qui, che i nazionalismi non incendino più questi territori, perché i nazionalismi hanno incendiato, distrutto, scatenato, ricordiamoci, i Balcani, scatenato guerra in Europa. Ci dobbiamo andare chiedendo questa garanzia, qualsiasi sia. Quindi la tutela del, va bene l'autodeterminazione, ma comunque la tutela delle minoranze. Costituzionalmente, ecco, chiudo quindi con una battuta, ecco, dobbiamo avere gli obiettivi chiari. E altrimenti, io non so se sia vera la storia che mi raccontò la mia insegnante di tedesco nel mio primo anno in cui vissi in Germania, secondo cui al momento, diciamo, von Stauffenberg e gli altri congiurati, prima di agire, discussero a lungo se attentare alla vita del Führer fosse conforme alla Costituzione. Ecco, non so quanto, se quanto sia vero, ma certamente, ecco, dobbiamo soprattutto preoccuparci di agire in modo avvisato, efficace e soprattutto credibili. Se non ci rendiamo credibili, saremo sempre sotto minaccia, saremo sempre a rimorchio di qualcuno e non indigniamoci poi se un altro tipo magari di amministrazione americana va a bombardare qua e là in giro per il mondo e noi dobbiamo starci zitti, come è capitato in tante altre occasioni. Grazie a tutti. Grazie Ugo, sei stato molto chiaro e diciamo quello che hai detto diciamo lo elido poi dal mio intervento conclusivo, quindi diciamo se ti è stato dato qualche tempo in più è perché diciamo poi è parte anche dell'intervento che avrei fatto io a chiusura. Quindi Tommaso La Porta, Massimo Carducci e chiudiamo con Franca Gusmaroli. Ciao. Dunque, vorrei dire soltanto questo. Trattandosi di rapporti Europa-Russia, sono ben contento che finalmente, diciamo così, non si badi soltanto alle dichiarazioni dei presidenti americani, ma che insomma si focalizzi, ponga l'accento proprio sulle reazioni, sull'atteggiamento che l'Europa deve avere nei confronti della Russia. In definitiva, non dimentichiamo una cosa, la Russia nel corso dell'Ottocento era riuscita a entrare nel sistema degli stati europei del concerto dell'epoca e poi eventi successivi, in particolare la rivoluzione sovietica, la rivoluzione bolscevica, portarono a un allontanamento della Russia dall'Europa e la situazione da allora non è stata più sostanzialmente recuperata. Questo mi fa pensare che diciamo così, la crisi del sistema europeo nella prima metà del Novecento portò a quelle conseguenze, beh, soltanto così una riorganizzazione dell'Europa, nel senso in cui perlomeno noi diciamo auspichiamo, può eventualmente ricostituire un rapporto corretto con la Russia e con le altre popolazioni dell'Europa centrale. E fra l'altro, noi che viviamo così nell'attuale Unione Europea spesso giustamente ne rileviamo difetti, errori, eccetera, eccetera. Peraltro non dovremmo poi fasciarci troppo la testa, perché in realtà questa Unione Europea, così come in fondo ha funzionato da magneta nei confronti delle nazioni che dopo la caduta del blocco sovietico, sappiamo che alcune di queste nazioni hanno aderito all'Unione Europea essenzialmente per avere dei sostegni economici o magari per avvicinarsi più facilmente agli Stati Uniti, però è vero che l'Unione Europea ha svolto una funzione da catalizzatore, e questo stesso ruolo sta svolgendo anche nel caso dell'Ucraina. A mio parere, la ragione vera
per la quale la Russia adesso reagisce in questo modo, tende ad avvicinarsi, tende ad andare verso l'Unione Europea, che non il rischio di un'eventuale adesione dell'Ucraina alla NATO. Il vero punto è quello lì. E siccome diciamo l'Unione Europea, al di là di tutte le dei buchi, delle defiance che vi sono, pone adesso il problema anche di una sovranità europea sovranazionale, è chiaro che questa circostanza sicuramente non fa piacere al potere russo, non dico al popolo russo, dico al potere russo, perché insomma bisognerebbe anche vedere qual è la situazione reale nella Russia. E cosa possiamo fare, come dobbiamo agire in questa situazione? Ma io penso che si debbano distinguere due momenti che in realtà poi sono anche abbastanza contemporanei. Nell'immediato, con i mezzi dell'oggi, bisogna in tutti i modi far sì che l'invasione russa dell'Ucraina non sia pagante. Non parlo di insuccesso, ma parlo di invasione non pagante, perché io comprendo diciamo i gravi rischi che vi sono nelle iniziative che sono state assunte per sostenere l'Ucraina anche sotto il profilo militare, rischi sui quali si è dilungato molto bene Verzola. Però mi domando, se noi diciamo così rinunciassimo, ci rifiutassimo insomma, di sostenere l'Ucraina in questo frangente anche con strumenti militari, un eventuale successo, un'eventuale annessione dell'Ucraina stessa alla Federazione Russa sarebbe catastrofica. Sarebbe catastrofica per l'Europa e soprattutto non creerebbe le condizioni per una pace di qualunque genere. Perché evidentemente dopo aver toccato l'Ucraina è chiaro che si rivolgerebbero ai paesi baltici, e quando dico paesi baltici non mi riferisco solo a Lettonia, Lituania e Estonia, parlo anche della Finlandia, si rivolgerebbero a paesi che si trovano nella parte meridionale dell'Europa, nella regione balcanica, quindi diciamo Romania, Moldavia. La Moldavia è già sotto schiaffo, tra l'altro, e soprattutto dopo che recentemente si è affermato insomma un governo di orientamento filoeuropeo. Il secondo poi punto essenziale è che oggi e non fra 100 anni, oggi nel momento in cui diciamo non chiudiamo ma decidiamo di prorogare la conferenza sul futuro dell'Europa, è necessario che in questa sede insomma, finalmente si rivendichi il principio della Federazione Europea, che è la premessa per poter, diciamo così, impostare come dire, un primo nucleo di politica estera e un primo nucleo di politica di difesa serio, unitamente poi agli altri aspetti. Perché se non c'è questo quadro, se non c'è questo riferimento, è chiaro che non ci saranno le priorità di cui parla Ugo. La priorità è l'unione politica che deve essere impostata in quel modo. Se non c'è quella priorità, è chiaro che tutto il resto, a cominciare dalla difesa, a cominciare dalla politica estera, non verrà mai trattato. E quindi ci troveremo sempre in queste situazioni di cui abbiamo parlato. Io invece sono convinto che se noi in questo momento diciamo riusciamo a rendere non pagante l'invasione dell'Ucraina, possibilmente con meno spargimento di sangue possibile, e poi impostiamo, poniamo finalmente il problema della sovranità europea in termini di Federazione Europea Democratica, almeno noi dobbiamo dirlo, poi vediamo quello che si potrà fare, ma noi come federalisti dobbiamo rivendicarlo in sede di conferenza sul futuro dell'Europa. Se riusciamo a fare queste due cose, poniamo il problema in queste cose, io credo che anche le porte della Russia si riapriranno nei due sensi, si riapriranno e saranno situazioni positive. Scusate, finisco qui. Grazie Tommaso. Massimo Carducci, poi Franca Gusmaroli e poi ridiamo la parola a Verzola. Grazie. Allora, mi sentite? Prego, ciao Massimo. Benissimo. Mi sentite? Benissimo. Allora, io sono d'accordo con Ugo Ferruta e col dottor Verzola, però dico anche che siamo in guerra e se vogliamo dare una mano all'Ucraina, dobbiamo fornire
gli strumenti perché queste persone possano difendersi, e che l'Ucraina diventi il nuovo Afghanistan della Russia, praticamente. Perché praticamente voglio vedere quando migliaia di bare andranno in Russia, anche l'opinione pubblica russa che cosa dirà. E non credo che tutto questo servirà a sostenere Putin. Per cui difesa europea, politica estera europea, è ora che ci si dia una mossa alle varie conferenze che praticamente faranno, speriamo, evitare che la Russia si avvicini alla Cina, però diamo un aiuto concreto, e l'aiuto concreto è fornire le armi perché queste persone si possano difendere. Qui c'è un aggressore e c'è un aggredito. È inutile tenere le distanze e essere neutrali. Se qui c'è un aggredito, c'è un aggressore. Per cui a un certo punto gli si diano le armi moderne per resistere e far pagare caro a Putin questa invasione, che diventi l'Afghanistan della Russia. Anche perché questa invasione dell'Ucraina è un messaggio dato ai vari altri stati che fanno parte della NATO, la Lituania, la Lettonia e l'Estonia. Questo è solo un primo passo. Putin vuole rifare l'impero sovietico, l'impero degli zar. L'ha detto chiaramente, è un ex poliziotto del KGB, non ha mai accettato il crollo dell'Unione Sovietica e riguardo ai russi, molti sono nostalgici dell'Unione Sovietica, per cui l'unico modo è cercare di vedere, di fargli pagare caro questa invasione dell'Ucraina, praticamente. Scusate, buonasera. Grazie Massimo, sei stato chiaro nelle tue affermazioni. Franca Gusmarone. Franca, hai l'audio mutato, non ti sentiamo. Ecco, va bene? Ora. Perfetto. Allora, per calmare le mie angosce, io ho bisogno di sapere come fermare Putin, oggi come oggi, che non abbiamo una difesa europea, perché non abbiamo l'unione politica, perché non abbiamo ancora finita la conferenza, perché non c'è un cambio dei trattati, perché non c'è la federazione, perché le sanzioni sono a lungo periodo e non sull'oggi, e le paghiamo anche noi. E allora il mio problema è Putin non si spaventa di fronte ai 100.000 uomini che sfilano a Berlino, né quelli che sfilano a Roma. L'unica maniera per fermarlo è lavorare sul popolo russo. Allora la von der Leyen, che usa i soldi per mandare armi, usasse i soldi per lavorare sull'opinione pubblica russa, in modo che le forze politiche occidentali dei nostri paesi, i verdi, i pacifisti, le intelligence dei nostri paesi lavorassero sull'opinione pubblica, e quei tre gatti che hanno preso a Leningrado, non si chiama più Leningrado, si chiama, la città di Putin, che hanno preso oggi, diventassero migliaia, migliaia, migliaia. Solo questo, ecco, San Pietroburgo. Solo questo può fermare Putin, e quindi l'Unione Europea deve lavorare, perché è un gigante economico, è un nano militare, le sue forze politiche devono lavorare in questo senso per bloccare Putin. Va. Grazie Franca, grazie a tutti gli interventi nel dibattito, e diamo quindi la parola a Fedele Verzola per, diciamo, una replica conclusiva rispetto a alcuni stimoli che ha sentito, insomma.
ringraziandolo ancora per la disponibilità a rimanere fino a quest'ora collegato. No, figuratevi, un piacere, vi ringrazio io anzi dell'attenzione. Come posso chiudere? Chiaramente innanzitutto auspicando che tacciano i cannoni e che si ritorni quanto minimo su un territorio europeo un minimo di normalità. Questo è quello che ci auspichiamo. Che cosa intravedo? Intravedo sicuramente che effettivamente a seguito di errori politici, ma non recenti, anche recenti, ma derivanti dalla storia, come abbiamo visto, appunto dall'incapacità di riuscire a trovare delle forme di istituzionali dei paesi dell'Europa orientale, si possa arrivare finalmente a un profilo che possa far germogliare i principi democratici basati sui principi che poc'anzi accennavo, e che anche quei posti popoli possano eventualmente riuscire ad avere, compresa la Federazione Russa, che ricordo ha sempre fatto parte nella storia del consesso europeo, possa veramente arrivare a una soluzione che non sia quella appunto delle armi e soprattutto che non possa spaventare il mondo con la deterrenza nucleare. Questo è quello che ci auspichiamo. Come la vedo? Vedo che effettivamente ci sono vari scenari che si possono verificare. Mi auguro che già da domani gli incontri che verranno fatti, non so a che livello, perché ancora anche le agenzie non hanno battuto il livello di interlocuzione, ma che comunque anche chi verrà mandato a discutere di questa situazione abbia i pieni poteri da parte delle parti contraenti, si possa arrivare a una condivisione di intenti che facciano cessare le armi e soprattutto che possano mettere nelle condizioni l'Ucraina di trovare una soluzione che non sia neanche più quella degli ultimi 8 anni. Perché, signori, io vi ricordo che negli ultimi 8 anni nelle aree geografiche del Donbass praticamente c'è stata una continua situazione critica derivanti dai separatisti di Lugansk e di Donetsk, e soprattutto da parte dell'esercito ucraino. Quindi si arrivi a far cessare in tutti gli angoli dell'Ucraina, che ricordo è un paese enorme, appunto che va da Leopoli fino appunto alle repubbliche secessioniste, e che consenta di trovare una soluzione governativa che possa mettere internamente a livello endogeno l'Ucraina nelle condizioni di non dover subire più mutilazioni territoriali e che possa scegliere il suo futuro anche liberamente. E seconda cosa, che metta anche nelle condizioni il mondo intero e la stessa Federazione Russa nel non dover avere paura di trovarsi un'Ucraina pacificata, democratica all'interno dell'Unione Europea, anche a costo di, appunto, come veniva paventato prima, di finlandizzare un'area geografica che vada dai paesi baltici all'Ucraina stessa. Anzi, sarebbe il caso, e questo consentitemelo in una forma di valutazione anche diplomatica, di chiedere appunto tra le parti contraenti, sì, va bene, si accetta chiaramente un'Unione Europea con l'Ucraina, una finlandizzazione, quindi una neutralità di alcune aree cuscinetto, ma a questo punto deve chiedere anche alla Federazione Russa la neutralità e la smilitarizzazione delle enclave di Kaliningrad, che di fatto è molto molto preoccupante, perché a livello di tutti scordano, ma quando si vedono le cartine della Federazione Russa tutti guardano a sud e nessuno guarda a nord, dove c'è quell'enclave che sembra piccolo ma è un cuneo che si infila nel Mar Baltico tra la Lituania e la Polonia e che è militarizzata fino ai denti. Quindi sarebbe il momento di chiedere una smilitarizzazione di tutta una vasta area che scende in questa faglia tellurica da tutte e due le parti, con la possibilità dei popoli che sono lì di poter scegliere liberamente e democraticamente quelle che sono le forme di governo e le alleanze internazionali che vogliono essere, senza far sì che ci siano minacce per nessuno. Quindi senza che da nessuna parte, sia da Occidente che da Oriente, ci siano paventate ritorsioni di natura militare o addirittura nucleare, come stiamo vedendo in queste ore. E che quindi si possa arrivare veramente a una conferenza che non si focalizzi esclusivamente sull'Ucraina, ma che risolva tutto questo problema. Perché abbiamo visto che non è soltanto il problema dell'Ucraina. Abbiamo visto dal 2008 il problema dell'Ossetia e dell'Abkhazia in Georgia, abbiamo visto nel 2014 il problema della Crimea, abbiamo visto le guerre in Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaijan, abbiamo visto all'inizio dell'anno, se qualcuno non l'abbiamo citato, ma anche un intervento che è passato sotto traccia in Kazakistan.
Abbiamo visto la situazione delle vicende in Bielorussia con la rielezione di Lukashenko e con il dirottamento di un aereo che oggi nessuno quasi ricorda, ma che è stato l'aereo Atene Vilnius, che praticamente portava Poroshenko, che era un dissidente bielorusso, che è stato fatto atterrare con metodi veramente incredibili, no? Dai cieli dell'Europa. E quindi ecco, poter veramente anestetizzare e decongestionare tutta quest'area che, come dicevamo prima, è il cuore dell'Europa. Ecco, questo è l'augurio che io mi faccio. Chiaramente per arrivare a questo ci devono essere delle forti capacità diplomatiche, che mi auguro che nessuno abbia perso, perché, come dicevamo prima, non tutti hanno espresso, secondo me, in questa vicenda una serenità nell'ambito dell'approccio nei confronti di tutti, portando ad avere mancanza di serenità da tutte le parti, forse. Io parlo da tutte le parti quando parlo tra Occidente e Federazione, non da parte dell'Ucraina, che poverina si è trovata invece a dover subire, tant'è che qualcuno, tra cui anche il presidente, il cancelliere tedesco, chiedeva a più volte la possibilità che nei negoziati e nelle trattative preliminari ci fosse l'Ucraina, perché si parlava di Ucraina, quasi che fosse un dono, una concessione. Ecco, invece io ritengo che è un discorso ad ampio raggio che va affrontato con la Federazione, e questa, secondo me, può essere, noi dobbiamo far sì che si possa risolvere con questa situazione drammatica, possa essere invece un'opportunità per l'Europa e soprattutto per il mondo occidentale, di poter arrivare finalmente a una, appunto, decongestione dell'area e perché no, anche a un inserimento in prospettiva futura, con il cambiamento delle forme di governo e con una maggiore democratizzazione di tutti gli attori che in questo momento stanno, diciamo, sono tra di loro combattenti. Anche attraverso, non nego, tempo fa parlammo con il professor Francesco Gui, con un amico Francesco, anche dell'importanza che la diplomazia vaticana, proprio con il pontificato di Papa Francesco, sta da tempo ormai tessendo una forte rete diplomatica con la Federazione. Noi abbiamo visto anche il Santo Padre che è andato presso la Federazione, via della Conciliazione, presso l'ambasciata della Federazione Russa, presso la Santa Sede, e che ci sia appunto questa possibilità di arrivare finalmente a ritornare a far cessare il fuoco dei cannoni sul territorio europeo. Ripeto, con molta attenzione, senza alzare i toni da nessuna delle parti, neanche dall'altra parte dell'oceano, e soprattutto cercare di ridurre a più miti consigli, anche attraverso la mediazione di una voce unica che è quella dell'Unione Europea, arrivare a più miti consigli e cercare di risolvere questa guerra che già ha creato molte vittime e ha creato molti danni, non soltanto fisici, ma anche morali e umanitari. Grazie. Grazie davvero, Fedele. Sicuramente i tuoi contributi a questo incontro hanno aggiunto, molti hanno anche commentato, appunto, hanno aggiunto tante nozioni e considerazioni in più che spesso, che in genere non si trovano sui media, quindi mi sembra che sia stato un incontro molto importante. Sono d'accordo con quello che ha detto Franca, cioè dialoghiamo anche con la società russa. Abbiamo messo in evidenza, quando c'è un dittatore succede questo, ecco. Avanzare civilmente per un paese, appunto, è liberarsi di questi modelli e arrivare a delle forme. E io penso che dentro la società russa ci sia una componente non trascurabile che può rispondere al vecchio presagio di Victor Hugo, che diceva: un giorno ci daremo la mano, eccetera, eccetera. Due cose velocissime. Gli Stati Uniti, in fondo, forse tutti e due hanno un po' sbagliato. Trump si appoggiava sulla Russia per dare fastidio all'Europa. Biden è andato un po' troppo addosso alla Russia, facendo vedere in evidenza che la voleva dividere. Forse, in effetti, se l'Unione Europea diventasse più unita e più solida, probabilmente questo sarebbe l'effetto che darebbe di più alla Russia e all'insieme di quei paesi la convinzione che l'unico modo è di legarsi ancora di più al modello occidentale. Sicuramente quello che avete detto sul fatto dell'Unione Europea a me sembra essenziale. Mi fermo qua perché siamo già fuori tempo massimo. Ringrazio tutti. Simone doveva dare delle informazioni.
Sì, allora grazie anche da parte mia Fedele, grazie a Università per l'Europa, a Francesco, per diciamo, aver anche proposto questo incontro a cui siamo associati nell'organizzazione molto volentieri, e grazie a tutti i partecipanti, anche a quelli che hanno diciamo, interloquito in chat dibattendo e fornendo dei contributi. E ricordo che questo incontro è stato registrato e diffuso via Facebook, dalla pagina Facebook dell'MF Roma, ma immagino che poi sarà anche disponibile sui canali di comunicazione di Università per l'Europa. E niente, diciamo, questo è stato magari un primo incontro di approfondimento su diciamo, un evento che purtroppo diciamo, presenta ogni giorno, ogni ora degli sviluppi. Continueremo a seguirlo e diciamo anche affrontarlo con altre prossime iniziative, e insomma ci farà piacere coinvolgervi nelle prossime attività. Parola d'ordine da Putin a Putin, inteso alla Veneta, speriamo che sia una cosa. Grazie, tanto chiudiamo Facebook.